Consueta conferenza stampa prepartita per Mister Zeman qui all'EKK Hotel di Città Sant'Angelo. C'è abbondanza per il tecnico boemo, tutti a disposizione per il Pescara per la gara contro la Lucchese, ma si guarda anche già al match con la capolista. Mercoledì arriverà all'Adriatico Cornacchia. Ma a parte che Aloy per me queste due partite ha fatto bene. Cioè, forse la prima ha giocato troppo per dietro, la seconda ha giocato tante palle in avanti e mi serviva quello più movimento. Io ripeto, mentre Squizzato è giocatore che gioca bene, sta bene, ora sta bene, aveva problemi prima e se venite al campo di allenamento vedete che gioca fasciato con ginocchio, non lo vedete purtroppo e quindi non sapete, e non sempre le migliori partite si vincono, come non sempre i peggiori si perdono. Imbarazzo della scelta per Zeman, la probabile formazione con il consueto 4-3-3 vede Prizzari tra i pali, Pierno, Brosco, Mesic e Milani, Omoruzzi in difesa, centrocampo Tunjov che è rientrato dall'impegno con la nazionale, Squizzato e Aloy che al tecnico piace da regista, in attacco Merola, Tommasini a Cornero, ma Cuppone scalpita. Mister Zeman ha parlato anche del fenomeno delle scommesse che ha coinvolto il mondo del calcio, ha detto l'ennesimo scandalo, ma sentiamo. E noi dobbiamo avere sempre qualche scandalo, se no non siamo in Italia. Certe brutte cose, io dico, come da tanti anni è uscita quella cosa che i giocatori è vietato di giocare, c'è scritto anche che minimo è 3 anni. Però in Italia no, cioè le regole sono regole ma non si rispettano. Uno scommette, se perde 3 milioni qualche guaio ci sarà. Ora si è detto che sono malattie, non credo che sono tutti malati, perché malati veri di solito stanno da altra parte. Lucchese Pescara sarà diretta da Bogdan Sfira della sezione di Pordenone.